Non va? Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Primo mistero, la resurrezione del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Secondo mistero, l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne
e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Terzo mistero, la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Questo coso qui, se uno è più alto, fa così, se uno è più basso. Quarto mistero, Maria assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Ave
Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero, l'incoronazione di Maria Vergine in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, santificato è il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe audinos, Christe audinos, Patris Cilus Deus, Fili Redenti Mundi Deus, Spirito Santi Deus, Santa Trinità Sonus Deo, Santa Maria, Santa Dei Genetri, Santa Virgo Virgine, Mater Christi, Mater Divine Grazie, Mater Purissima, Mater Castissima, Mater Inviolata, Mater Intemerata, Mater Amabilis, Mater Admirabis, Mater Boni Consili, Matis Creatori, Matis Salvatori, Virgo Prudentissima, Virgo Veneranda, Virgo Predicanda, Virgo Putes, Virgo Clemes, Virgo Fideli, Specula Nostrice, Sede Sapiense, Casa Nostra Letizia, Va Spirituale, Vas Onorabile, Vas Sede Vassoni, Rosa Mistica, Turis Davinica, Turis Eburnea, Domine Saurea, Federis Arca, Iano Aceli, Stella Matutina, Salus Infirmorum, Refugium Peccatorum, Consolatis Afflitorum, Osilio Christianorum, Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, Regina Profetarum, Regina Apostolorum, Regina Martirum, Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Sant'Ormonio, Libre Ginari Conceta, Regina in Cielo Assunta, Tissime Rosari, Regina Pacis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, Agnus Dei qui tolis peccata mundi, Agnus Dei qui tolis peccata mundi. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato. L'eterno riposo donale, o Signore, splenda ad essi la luce perpetua, posano in pace. Amo. Gesù, Giuseppe, Maria, vi dona il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe, Maria, assistente nell'ultima mia agonia. Gesù, Giuseppe, spiri in pace con voi. L'anima mia, se l'ho dato Gesù Cristo. Facciamo il canto 227, Cristo resusciti. Cristo resusciti.
Gloria, Signore. Tutti lo clamano, angeli e santi, tutti redenti, Cristo si celebri, Cristo si adori, gloria. Da qui vedo liberi gli altari laterali come posti, se qualcuno vuole essere più comodo, o anche qui davanti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Seconda domenica di Pasqua. Concludiamo l'ottava di Pasqua con questa domenica e quindi concludiamo la festa di Pasqua. Un po' improprio perché dura 50 giorni fino alla Pentecoste. Questa seconda domenica era chiamata la domenica in albis prima, adesso è chiamata anche della Divina Misericordia, è un di più, seconda domenica di Pasqua o della Divina Misericordia. Ada che? Leggi. O della Divina Misericordia. Ecco, il messale dice seconda domenica di Pasqua o della Divina Misericordia. Per chi tra oggi e domani fa una preghiera alla Divina Misericordia c'è l'indulgenza plenaria, se è confessato o comunicato. Il domandone di questa sera è: quando è che uno tira fuori i soldi volentieri e quando è che uno tira fuori i soldi malvolentieri? Giovanna? Sanevot. Io naturalmente, come sempre, prima faccio il dibattito in sagrestia e in sagrestia mi hanno detto malvolentieri qua, cos'era? Quando gli pesa uno tira fuori i soldi, ma volentieri invece uno tira fuori i soldi volentieri quando c'è una cosa che gli piace o gli interessa. Abbiamo fatto due esempi, metti che devi tirar fuori 50 euro, però devi tirarli fuori per due motivi. Uno, sei una nonna che vuol fare il regalo al suo nipote. Due, è la bolletta della luce. Ecco. Allora, la nonna che deve fare il regalo al nipote tira fuori volentieri 50 euro e vuole tirarli fuori perché ha affetto verso il nipote. Mentre gli altri li tira fuori ma volentieri perché è obbligata. Quindi uno tira fuori i soldi volentieri se c'è impegnato il suo cuore e li tira fuori malvolentieri se è obbligato. La prima lettura di questa domenica dice che i nostri fratelli dei primi anni, i cristiani, tiravano fuori i soldi volentieri. Dovete capire perché, anche se nel caso nostro poi di Dossena è fin troppo facile capire perché neanche a farlo apposta abbiamo proprio avuto il discorso della Madonna, il restauro, e in 15 giorni il popolo ha tirato fuori i soldi molto volentieri e mi ha dato tanti soldi, siamo arrivati a 18.250 euro per la Madonna, il trono così, e questi soldi il popolo è stato molto contento di tirarli fuori perché c'è l'affetto, perché c'è di mezzo l'affetto, una passione, serve una passione. Io spendo volentieri i soldi se devo comprare un'antenna particolare perché ho la passione. Se devo invece tirarli fuori per aggiustare la ruota della macchina che si è bucata, mi viene da piangere e li tiro fuori. E se devo prendere un'antenna, sono contento di tirar fuori i soldi. La prima lettura è tutta dedicata a questa cosa. Giovanna, fermatemela. È tutta dedicata a sta roba qui. Gesù Cristo il giusto intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito.
Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola. Kyrie eleison. Cristo, che hai vinto la morte e regni nei secoli. Christe eleison. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, che togli i peccati del mondo, accogli la nostra sua. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. Dio di eterna misericordia, che ogni anno nella festa di Pasqua ravvivi la fede del tuo popolo santo, accresci in noi la grazia che ci hai donato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello spirito che ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli Apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Nessuno, infatti, tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli Apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo. Rendete grazie al Signore, perché è buono il suo amore per sempre. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo è stato generato da Dio, e chi ama colui che ha generato ama anche chi da Lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. In questo, infatti, consiste l'amore di Dio, nell'osservare i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi.
Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo, non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia. Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i giudei, i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, così anche io mando voi». Detto questo, alitò sopra di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. Coloro ai quali rimetterete i peccati saranno rimessi, e coloro ai quali non li rimetterete resteranno non rimessi». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Quindi gli altri discepoli gli dissero: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa, e stavolta c'era anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi si rivolse a Tommaso e gli disse: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Allunga la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere più incredulo, ma credente». Tommaso disse: «Mio Signore e mio Dio». Allora Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, hai creduto. Ma io dico: beati tutti quelli che, pur non avendo visto, crederanno». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo e, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Direanto nostra delicta. Me ne occupo domani di questa pagina. Allora, nel Nuovo Testamento ci sono i Vangeli, Matteo, Marco, Luca, Giovanni. Subito dopo i Vangeli cosa c'è? Atti degli Apostoli. Voi prendete una Bibbia qualunque, guardate l'indice in fondo. Primo libro della Bibbia? Primo? Genesi. Genesi. Ultimo libro della Bibbia? Apocalisse. Quanti sono i libri? 73. C'è 73. Sono 73. Diviso in più o meno, divisi in due tronconi: Antico Testamento, Nuovo Testamento. Il più corposo, Antico Testamento; seconda parte, Nuovo Testamento. Viene chiamato così, e la seconda parte è quella di Gesù, i Vangeli, Matteo, Marco, Luca, Giovanni. I quattro Vangeli raccontano la vita di Gesù. Il libro degli Atti degli Apostoli racconta la vita delle comunità dopo Gesù. Quando Gesù è morto e poi è risorto, ha iniziato a espandersi la comunità dei credenti. Quindi noi nei Vangeli non sentiamo mai parlare della comunità cristiana. Sentiamo sempre parlare di Gesù,
dei discepoli, che erano poi 12 apostoli, erano 12 discepoli, erano un po' di più, erano i suoi fans, i follower, cioè aveva i followers che gli correvano dietro. Questo nei Vangeli ci viene presentato così. Quando inizia il libro degli Atti degli Apostoli, fin da subito praticamente sentiamo parlare della comunità dei discepoli, come venivano chiamati i suoi seguaci all'inizio, discepoli. Ad Antiochia per la prima volta sono stati chiamati cristiani, seguaci di Cristo. Queste notizie le sappiamo dal libro degli Atti degli Apostoli. Nel capitolo undicesimo degli Atti degli Apostoli, a un certo punto ci viene data questa informazione. Ad Antiochia per la prima volta i credenti vennero chiamati cristiani. Va bene. E comunque erano i seguaci di Cristo. L'autore del libro degli Atti degli Apostoli è un medico, Luca, un medico greco, è l'autore del terzo Vangelo e degli Atti degli Apostoli. Ha scritto due libri lui, il Vangelo e gli Atti, Acta Apostolorum, se dovessimo dirlo con un termine un pochino, le avventure degli Apostoli, Acta Apostolorum. C'erano le avventure di Rin Tin Tin, giusto? Le avventure degli Apostoli, Acta Apostolorum, ecco. Il titolo è un po' una roba del genere. La lettura di questa sera è un piccolo estratto preso dagli Atti degli Apostoli, dove Luca che cosa ha fatto? Ha fatto una foto, ha scattato una foto alla comunità, ed eccola qui la foto. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà i soldi che aveva, ma fra loro era tutto comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione, nessuno tra loro era bisognoso perché quanti possedevano case o campi li vendevano, portavano i soldi, il ricavato di quello che era stato venduto ai piedi degli apostoli, e gli apostoli provvedevano a distribuire a ciascuno secondo il suo bisogno. Ecco, questa qui è la foto che il Luca ha fatto della prima comunità. Attenti, questa roba qui è stato un pochettino un riassunto anche un pochettino poetico, che è vero, perché di sicuro ci sono stati episodi del genere. Luca ce ne racconta anche alcuni di questi episodi di gente che è stata veramente molto generosa in una maniera esagerata, addirittura ha venduto la casa e poi ha portato il ricavato agli apostoli. Beh, un'altra cosa da dire, che quando è che uno tira fuori volentieri i soldi? Quando si fida ciecamente di chi li amministra. Erano sicurissimi, avevano fiducia negli apostoli, sapevano che erano brave persone ed erano sicuri che non li avrebbero intascati, erano sicuri che li avrebbero usati. All'offertorio canteremo: se qualcuno ha dei beni in questo mondo e chiudesse il cuore agli altri nel dolore, come potrebbe la carità di Cristo rimanere in lui? Perché è una grande verità fin dagli inizi della nostra Chiesa. Il cristianesimo ha influenzato tutta la cultura degli ultimi 2000 anni in Occidente, e molte idee che oggi sono patrimonio comune in realtà vengono dal cristianesimo, in particolare le idee di assistenzialismo. Il fatto che bisogna aiutare i poveri, o il fatto che lo Stato deve supportare chi ha bisogno, sono idee che vengono dal cristianesimo, non sono scontate. Anche chi non va in chiesa e anche chi non è credente, oggi la stragrande maggioranza delle persone pensa che se c'è un ragazzo down o un handicappato o un ammalato va assistito. È un'idea pacifica, in realtà viene da qui, dal cristianesimo. Nella società di 2000 anni fa la gente normale non pensava per niente che un malato va assistito, anzi se nasceva un bambino handicappato sapete cosa facevano i romani? Lo buttavano giù da una rupe. Anche in Grecia nasceva un bambino handicappato, lo buttavano da una rupe, era normale. Cosa te ne fai? Quindi sta roba qui è una roba spaventosa, gigantesca, ha influenzato la mentalità. Ma non sta scritto da nessuna parte che lo Stato deve dare il sussidio. Chi l'ha detto? Sono idee di generosità che vengono dal cristianesimo. Non dico niente di nuovo, quello che sto dicendo è il riassunto di studi fatti, strafatti, rifatti, così. Tant'è vero che chi non ha questa cultura
oggi c'è la globalizzazione, l'immigrazione, ci sono molti popoli che non hanno per niente queste idee. Invece nella Chiesa da sempre c'è questa cosa qui di assistere. Come siamo messi noi come comunità cristiane? Questi qui erano quelli che mettevano i beni in comune, si sostenevano gli uni gli altri. Fratelli e sorelle, devo essere ottimista, siamo così anche noi. Nelle nostre comunità ci si aiuta. Io credo proprio che devo essere ottimista. C'è molta generosità. Magari la gente non va in chiesa, ma se si lancia un appello che c'è quella famiglia là che ha bisogno o quest'altro, danno. E anche come si arrabbiano, e giustamente, se vengono a sapere che uno prende le cose e non ne ha bisogno, magari un imbroglione, allora giustamente uno dice: ma pensa te, c'era quella che chiedeva i soldi e aveva parcheggiata la Mercedes dietro il condominio, e allora uno si arrabbia. Ma se c'è effettivo bisogno, noi, le nostre comunità sono veramente generose. Ma parlo un po' tutte, c'è YouTube, quindi arriviamo lontano. Ma sta roba qui l'abbiamo proprio un po' ereditata. I preti lo sanno molto bene, gli immigrati danno un sacco di soldi. Qui ad Ossena ho riposato un po', ma quando ero a Albano, a Gorlago in pianura, il campanello ti suona tutta la mattina che sono i negretti, i marocchini o quel che è, che chiedono i soldi, no? Infatti io cambiavo, che ne so, io cambiavo un 10 euro in tanti, o da un euro, da certo, per dire le, che su una campanella. E anche i preti tante volte magari sono disprezzati, sono molto apprezzati però anche nel sentire comune i preti impegnati nel sociale. Don Bosco che tirava sui ragazzi dalla strada, il Cottolengo che raccoglieva i malati, il tal prete che c'è sulla comunità di recupero tossici, sono molto molto stimati a livello di società, a livello sociale. È famoso uno scontro che aveva avuto Sgarbi con chi era il Callà sulla 7 un po' di qualche anno fa, c'è su YouTube, c'è chi Paone mi sembra. Questo qui è anticlericale, sommiamente. E c'era sta roba qui. C'è di vero che Sgarbi è sempre gentile, lo sapete, no? Negli interventi, così. Fatto sta che questo Cecchi Paoli aveva fatto una critica alla Chiesa o ai preti. Sto Sgarbi è saltato su: lascia stare i preti, lascia stare i preti, capra, lascia stare i preti. E dice, e citava Madre Teresa di Calcutta, citava, ma anche i preti normali che aiutano. E si è messo a urlare. Su YouTube lo beccate subito, provate, lascia stare i preti, Sgarbi contro il Cecchi Paure, uno scontro di quelli spaventosi. Non si toccano i preti, perché i preti aiutano la gente. Ci sarà di tutto anche lì, per carità, ce ne saranno di più bravi e di meno bravi, ma su sta roba qui direi che non c'è niente da dire. Quindi questa foto fatta da Luca direi che è attuale. Ogni tanto io cito filosofi dell'epoca, stavolta non mi accontento di citare, sono andato a prenderlo. Un certo Luciano di Samosata, un greco, un filosofo greco, vissuto, è nato nel 125, morto nel 192, quindi parliamo veramente dei primi decenni del cristianesimo. Si sentiva parlare del cristianesimo. La gente all'epoca non sapeva bene che cos'era sto movimento, cominciava a fare parlare di sé, e questo tipo qui era un intellettuale e si è messo a studiare quello che facevano i cristiani e ha scritto il suo resoconto. Lui era convinto che i cristiani fossero della gente stupida e ignorante. Lui era un intellettuale, in una delle riunioni accademiche parlava con gli altri professori e ci descrive così, perché siete dentro in pieno, siete cristiani voi, mi fate schifo. Guarda cosa siete. Questi infelici sono prima di tutto convinti di essere immortali e di vivere eternamente. Ma non vi vergognate. Questi infelici sono convinti di essere immortali e di vivere. Lui, sto Luciano di Samosata, scriveva sta roba qui come a dire: ma questi sono bruciati nel cervello. Disprezzano pertanto la morte che molti di loro affrontano volontariamente. Lui aveva fatto sto resoconto accademico. Il loro primo legislatore li ha convinti che sono tutti fratelli. Dal momento
in cui hanno messo da parte gli dèi della Grecia, adorano il loro sofista crocifisso. Sofista è un termine che noi non conosciamo molto, invece all'epoca era familiare, significa maestro. Adorano il loro sofista crocifisso e conformano la loro vita ai suoi precetti. Disprezzano tutti i beni e li usano in comune. Qualora venisse fuori tra loro uno scaltro impostore capace di trarre profitto dalla situazione, egli potrebbe arricchirsi in gran fretta, aggirando a modo suo questa gente che non capisce nulla. Se salta fuori un parroco un po' furbetto che ti dice mi servono i soldi per il Madonù, questi stupidi glieli danno, e lui va alle Canarie. Scriveva così il Luciano di Samosata, capito? Questi infelici, faceva questo ritratto, disprezzano i beni, li mettono, era il contrario, avevano dei valori questi cristiani che erano il contrario di quello che pensa la gente normale. La gente normale pensa che più ti arricchisci meglio è, gli altri vadano tutti a farsi benedire, ecco, eccetera eccetera, la mentalità comune. Quindi questi infelici, faceva questa descrizione di noi, e per lui erano cose che non stavano né in cielo né in terra. Adorano il loro sofista crocifisso, dice, ma questi sono... Ecco perché Paolo, che conosceva queste tesi, c'erano scontri terribili nei programmi televisivi del tempo, il Paolo con il Luciano di Samosata, eccetera, di quei dibattiti, e lui nelle sue lettere, il Paolo scriveva, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, follia per i greci, ma salvezza per chi crede in lui. Ecco, scriveva queste robe qui, nelle sue lettere. Adorare un crocifisso per noi è scontato, lo diamo, non ci pensiamo mai, ma se tu provi a scavare i contenuti della tua fede, veramente hanno qualcosa di sconvolgente. In realtà il fatto di tirar fuori i soldi quando ci si vuole bene dà grande felicità. E non pesa per niente. Quando c'è l'amore non pesa per niente. Addirittura uno si toglie il pane di bocca per darlo a un altro, quando c'è l'amore. Sono a 13, ho finito. C'era Don Bosco che ha tirato su tanti ragazzi dalla strada. Quando è morto sto Don Bosco, sti ragazzi sono cresciuti. Negli anni 30, lo hanno fatto santo nel 1939 sto Don Bosco, è morto nel 1888, 31 gennaio. E avevano intervistato alcuni che erano stati i suoi ragazzi, erano diventati vecchi, erano uomini adulti, vecchi. Più di uno, quando parlava di Don Bosco, piangevano come bambini e dicevano mi ha detto tante volte, centinaia dei ragazzi di Don Bosco si sono sentiti dire da lui personalmente, ma centinaia di ragazzi, questa frase, lui al ragazzo, ti voglio così bene che se un giorno, quando anche mi fosse rimasto un solo pezzo di pane, lo farei a metà con te. Ti voglio così bene che se quando anche mi rimanesse un solo pezzo di pane farei a metà con te. Ma non è vero, io sono convinto che se davvero fosse rimasto solo con un pezzo di pane gliel'avrebbe dato tutto. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato di sé nella Vergine e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti.
e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre della vita, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, mandato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa cattolica nostra. Confesso un solo battesimo per il perdono dei peccati, rispetto alla risurrezione dei morti e la vita del mondo. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa sparsa nel mondo, perché nella diversità di culture e di lingue ritrovi la sua unità attorno al Vangelo e all'unico comandamento dell'amore, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che a causa di un dolore o di una sofferenza hanno smarrito la propria fede, perché sentano la forza della preghiera delle comunità cristiane al loro fianco, che li guida alla riscoperta del volto di Cristo risorto, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che partecipano a questa Eucaristia, perché passati attraverso il mistero della Pasqua, riconosciamo la presenza del Signore risorto nella nostra comunità, radunata nel giorno del Signore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i nostri fratelli defunti, in particolare Irene e Antonio, Alcaini Caterina e Astori Palmino, Bernardo e Teresa, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. Canto l'offertorio 433, se qualcuno dai beni. Se qualcuno... Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, Signore, i doni del tuo popolo. Tu che ci hai chiamati alla fede e rigenerati nel battesimo, guidaci alla beatitudine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È giustissimo dirti grazie sempre e dappertutto,
Ed è bello proclamare la tua gloria, Signore, soprattutto in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ci ha reso immortali. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta sulla terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione di tuo figlio, Padre, ti offriamo il pane della vita e il calice della salvezza. E ti ringraziamo perché ci hai reso degni di stare alla tua presenza a compiere questo servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo.
Regni la perfetta nell'amore insieme col nostro Papa, il Santo Padre Francesco, il nostro Vescovo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati di tutti i nostri fratelli defunti, ammettili a godere la luce della tua faccia. Di tutti noi abbi misericordia, donaci di avere prestissimo parte alla vita eterna, insieme con te, con la Santissima Beatissima Vergine Maria, Giuseppe, suo sposo, tutti i santi che in ogni tempo ti sono stati graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Voi lo sapete che Gesù faceva i miracoli, ha moltiplicato i pani e i pesci, però prima di andare a morire aveva detto ai suoi, cioè a noi, anche voi farete le opere che faccio io e ne farete di più grandi. Quindi vuol dire che anche noi possiamo fare i miracoli. E come facciamo per esempio a fare il miracolo di moltiplicare i pani e i pesci? Dividendoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Canto Comunione 324, le tue mani. Le tue mani sono piene di fiori, dove li portavi, fratello mio? Li portavi alla tomba di Cristo, me l'ho trovata vuota, fratello mio. Alleluia.
I tuoi occhi riflettono gioia, dimmi cosa hai visto, fratello mio. Ho veduto morire la morte, ecco cosa ho visto, fratello mio. Allora, questo qui è il foglio degli avvisi settimanali e fino a settimana scorsa sto coso qui c'era, ho sempre fatto la carta e di solito ne faccio 60 copie che poi la Giovanna mette in fondo alla chiesa, anche a San Francesco, ma soprattutto la comodità dei telefonini su WhatsApp. E fino a settimana scorsa io stavo lì su tutti i gruppi che ho: Desupli, Chierichetti, Lettori, Redazione, Comunità d'Ossena, che l'ha fatto sul sindaco, che ci sono le varie associazioni, Fanti, Alpini, eccetera, Redazione Bollettino, CPAE. Io facevo la foto che redemetti sotto i gruppi. Il Don Marco Caldara mi ha insegnato a fare la community, cioè sul telefonino,
nelle impostazioni vai, gli dai un nome, l'ho chiamato Parrocchia d'Ossena, cacci dentro tutti i gruppi, basta. Io adesso d'ora in poi faccio una foto al coso qui, lo metto dentro lì e lo vedono tutti i gruppi. Non sono espertissimo, ma l'ho inaugurato praticamente ieri, sta roba qui. Tra l'altro lui mi ha anche raccontato che le brocche il caldarale, insomma è ignorante, spero che veda YouTube, spero, ma l'intelligente. Perché mi ha spiegato che addirittura ha messo un foglio in fondo alla chiesa col QR code, chiunque passa gli fa la foto, entra in questa roba qui, è una bacheca, vedi tutti gli avvisi, hai qualche comunicazione da fare alla comunità, un evento, un incontro, una roba. Vedevo una roba un po' strana che quando l'ho fatto sto roba qui, vedevi il tale ha chiesto di entrare nel gruppo Chierichetti, ma se t'aghe ho tant'anni, se ne frega te ne andate nel gruppo Chierichetti. Allora ho scritto, state nei vostri gruppi quieti voi, che serve a me far arrivare sto coso, però dovrebbe essere insomma una comodità per fare vedere gli avvisi. Madonna, 18.250 euro, come si fa a fare le cose bene? Come si fa a fare le cose bene? Ho cominciato a fare delle telefonate io in giro eccetera, l'informazione più utile che mi è arrivata, lo sapevo già ma poi è meglio saperlo meno. C'è un sito che non so se è uscito 2 anni fa del ministero, che chiunque trova in internet, dove ti mette l'elenco di tutti i restauratori riconosciuti ufficialmente dallo Stato, dalla sovrintendenza, cioè, quindi non tutti possono lavorare, o meglio tutti possono lavorare, ma è molto meglio che si dia il lavoro a chi, infatti io passerò in curia, sovrintendenza, proporrò nomi eccetera, ne abbiamo 3 e ridiscutiamo tutto il discorso, rifaremo il preventivo della Madonna, perché stavolta metteremo dentro Madonna trono, quindi farò in modo di il trono che abbiamo di sopra lo prepariamo, quando verranno questi restauratori studieranno bene. Ho messo sul gruppo delle community lì, sul gruppo parrocchio, ho messo le foto, avete visto? Fan paura, né? Chi l'avrebbe detto? Una 30 di foto di tutte le crepe che ha su, che tu guardandola non l'avresti detto. Infatti non lo hanno fatto notare anche a me. E mi hanno detto, tra l'altro, che deve essere la prima volta da quando è stata scolpita nel 1857 che subisce, non so se è il verbo giusto, un restauro di questo tipo, perché fino adesso è stata ripitturata, pittore Alcaini, Filippo Alcaini, così, ma il discorso del restauro, il legno che si apre eccetera, credo di non sbagliare nel dire che è la prima volta storicamente. Vabbè, insomma, però ecco, quello che mi interessa, che mi preme dirvi, è che una cosa del genere, facciamo i passi che vanno fatti. Mi sono sfogato qui, io devo ringraziare, perché settimana scorsa quando ho detto non fatemi gli auguri di Pasqua su WhatsApp, ho dovuto mettermi lì a fare il pollice, però ha funzionato, sono arrivati un centinaio in meno di auguri di Pasqua, quindi ringrazio di cuore chi non mi ha fatto gli auguri su WhatsApp, mi ha fatto stare sereno, perché io quel tempo risparmiato a mettere il pollice ho potuto fumare un toscanino piccolino così, e mi ha reso molto sereno, capite? Buono. Questa settimana che arriva adesso, martedì, si incontrano le spettacolari mamme del CRE. Dobbiamo cominciare a parlare del CRE, ci incontreremo martedì sera, come pure incontrerò appunto il CPA e gli affari economici per tutte queste robe che sto un po' spiegando. Dal punto di vista liturgico invece, adesso, settimana che arriva adesso, lunedì è la solennità dell'Annunciazione. È lunedì, noi abbiamo la nostra messa alle 4:15 con i ragazzi, però sarà una messa solenne dell'Annunciazione. E voi giustamente mi direte, ma scusa, ma l'Annunciazione non è il 25 marzo, ditemelo, ma l'Annunciazione non è il 25, ecco, sarebbe il 25 marzo, ma il 25 marzo era lunedì santo, no? Sì? Era il lunedì santo, 25 marzo, e quindi è saltato.
E beh, allora perché non l'hanno fatto lunedì scorso? Perché era lunedì tra l'ottava di Pasqua. E qua c'era un potè così. E questo è utile perché ci fa capire che la liturgia ha delle priorità. L'ottava di Pasqua che conclude domani, la settimana, ci sono delle priorità. Saltano tutti i santi, tutti. Persino l'annunciazione. E allora è spostata domani, che è il primo, a lunedì, che è il primo giorno fattibile. Basta, fine. Preghiamo. Dio onnipotente, la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto sia sempre operante nei nostri cuori. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Alleluia, alleluia. Grazie a Dio. E buona Pasqua a tutti. Canto finale 411, Regina Cieli. Regina Cieli, letare, alleluia. Qui a Gesù Cristo portare.